A Sara Talk Benessere col dottor Franco Paoletti, reumatologo, benvenuto. Buongiorno. Senta, dottore, che incidenza ha in Italia tutto quello che riguarda le malattie in tema di reumatologia? Le malattie reumatiche sono molto comuni, molto frequenti e si stima che in Italia sono colpite da queste gravi patologie oltre 5 milioni di persone. Se a questo numero aggiungiamo anche l'osteoporosi, si arriva a oltre 10 milioni di cittadini affetti da queste patologie. Dal punto di vista del genere, qual è la differenza fra uomini e donne? Ci sono alcune malattie che colpiscono prevalentemente le donne, in particolare le malattie infiammatorie. Ci sono dei rapporti, per esempio, in alcune malattie abbastanza gravi, quali l'artrite reumatoide, il lupus, con una percentuale che va, colpisce i sessi con una differenza del rapporto 8 contro 1, quindi le donne sicuramente sono più affette. Dal punto di vista del corpo umano, ovviamente sono le giunture quelle che soffrono di più di questi disturbi. Esattamente. Diciamo che il campanello d'allarme sono l'impegno doloroso delle articolazioni, quindi le artralgie, le mialgie, ma dobbiamo considerare queste patologie che impattano sì le articolazioni come malattie che possono interessare tutto l'organismo, quindi sono patologie sistemiche, quindi hanno anche dei risvolti cardiovascolari, oncologici, infettivi. Dal punto di vista della prevenzione, quali sono i passi che gli uomini e le donne possono compiere per evitare questi problemi? Beh, rispetto a molti anni fa abbiamo tanto da investire in prevenzione. Noi sappiamo che alcuni autoanticorpi sono presenti nel siero dei pazienti anche 15-20 anni prima che la malattia si manifesti clinicamente, per cui sottoporre a screening i cittadini, a screening ovviamente molto accurati ed oculati, mirati, può far fare una diagnosi precoce. Quindi anche dal punto di vista della tecnologia il campo sta evolvendo. Se noi rimandiamo lo studio di queste persone alle solite metodiche diagnostiche radiologiche classiche, perdiamo un'occasione di fare una diagnosi precoce. Sull'apparato muscolo-scheletrico in particolare, oggi per fare una diagnosi precoce viene utilizzata l'ecografia, l'ultrasonografia con sonde dedicate ad alta frequenza con il color Doppler oppure la risonanza magnetica. Sono delle tecnologie che si possono trovare nel centro della vita medical dove lei sta iniziando a collaborare. Alla vita medica, noi oltre alla visita reumatologica, quando facciamo gli screening per l'osteoporosi, abbiamo la densitometria ossea computerizzata, la DEXA per la prevenzione dell'osteoporosi, e abbiamo poi dell'imaging radiologico, appunto di cui parlavo prima, dedicato alla prevenzione appunto per queste malattie. Dal punto di vista invece del rapporto di questo tipo di malattia con le attività sportive, ai tanti amici che fanno sport, cosa consigliamo? Beh, assolutamente lo sport è un ausilio per l'apparato muscolo-scheletrico, bisogna però tenere presente quelle condizioni infiammatorie che possono magari aumentare con l'attività sportiva e in quel caso fare una consulenza reumatologica è importante per poter anche consigliare le attività sportive o riabilitative adeguate. E allora diciamo ai nostri amici sportivi di venire a fare un consulto da lei. Ma assolutamente sì, perché alla vita noi abbiamo tutte le figure professionali che possono intervenire su tutti gli aspetti delle patologie muscolo-scheletriche, ma non solo per quanto riguarda le patologie, ma anche per quanto riguarda la prevenzione e l'attività sportiva corretta. Grazie. Prego.